Abruzzo Web esce dagli studi per fare un passaggio nel camper itinerante di Goffredo Jukic e dei candidati consiglieri di Rifondazione Comunista. Siamo con Jukic all'interno del camper e cogliamo l'occasione per parlare con Jukic dei temi a lui e alla coalizione molto cari. Cominciamo, Goffredo, dai servizi sociali. C'è all'Aquila sembra retorica, è un grandissimo problema di servizi sociali, e Rifondazione Comunista e lei in particolare si stanno battendo affinché le cose in questa città terremotata cambino. Certo, noi sui servizi sociali ci impegniamo da tempo. Questo è un territorio dove purtroppo troppo spesso questi aspetti vengono dimenticati e le vertenze dei lavoratori e delle famiglie dei disabili e dei fruitori dei servizi sociali vengono dimenticate. Il nostro impegno nella difesa dei diritti di questi lavoratori c'è sempre stato e di queste famiglie c'è sempre stato. Oggi che stiamo affrontando una fase elettorale è ancora più importante ribadire la nostra presenza al fianco delle vertenze di queste persone. Jukic, voi avete compreso la reale situazione di questa città, nel senso sapete che in momenti di emergenza bisognerà cercare di trovare, ove possibile, un confronto più aperto anche con i partiti di opposizione, oppure voi credete che la coalizione a voi, tra virgolette, nemica, ma insomma la fazione opposta, il centrodestra, sia assolutamente privo di idee accostabili alle vostre? Beh, la coalizione, intanto bisogna capire qua di quale centrodestra parliamo, se parliamo del centrodestra di Properzi o del centrodestra di De Matteis. Noi riscontriamo che le coalizioni che si oppongono alla nostra sono implose in tanti rivoli, e francamente per avere una discussione programmatica bisogna avere degli interlocutori seri. Quando noi pensiamo ad esempio alla coalizione di De Matteis, vediamo che al cui interno ci sono dai neofascisti di Casa Pound ai Verdi, che hanno fatto questa scelta assolutamente incomprensibile di schierarsi con questo candidato. Quindi onestamente si fa fatica a pensare su cosa si possa ragionare. È evidente che questa città ha bisogno della politica che si parli, però la politica che si parli, la politica si deve parlare sui contenuti, sulle questioni di fatto, ed è complicato farlo con questa destra in questa città. Parliamo ancora una volta, già l'abbiamo fatto con lei pochi giorni fa su Abruzzo Web in studio. Parliamo del mondo del lavoro, una parola molto complicata da gestire. L'Aquila sta soffrendo forse più di altre realtà già crocifisse, possiamo dire, dalla crisi. Qual è la speranza, secondo lei, per questa città sul fronte lavoro? Si può pensare di puntare ancora alle industrie in un momento in cui vengono smantellate nel sud Europa? Oppure è il caso di diversificare l'economia, di tentare di cominciare a fare qualche passo per cambiare un po' il corso delle cose, altrimenti i lavoratori, almeno qui all'Aquila, avranno sempre, non soltanto all'Aquila, molte difficoltà. Allora, il problema è questo: questa era una città profondamente in crisi anche prima del terremoto. Il terremoto ha acuito questa crisi, le industrie che c'erano chiudevano già prima, hanno chiuso a causa del sisma e non solo, e non hanno riaperto. Assistiamo a migliaia ormai di lavoratori in cassa integrazione, in mobilità o fuori dal circuito. È evidente che a questo punto bisogna pensare una riconversione del tessuto economico della città. Però questo si può fare solo se lo leghiamo strettamente alla ricostruzione. Io penso alle enormi potenzialità. Noi vivevamo in una città meravigliosa, non la scopro io, era una città bella, piena di arte, piena di monumenti, che forse noi neanche fino in fondo apprezzavamo prima che purtroppo questa tragedia ce la distruggesse. Ricostruire la città ci permetterebbe di legare una nuova economia a questo territorio, l'economia del turismo, l'economia del potenziamento del patrimonio artistico. È evidente che l'amministrazione che andrà a governare la città dovrà puntare su questo, perché le industrie, per quanto la difesa degli operai, dei lavoratori
è sacra e dobbiamo lottare sempre per mantenere i presidi. Pensa al farmaceutico, che qui in questa città è un presidio che è importante, che comunque nonostante tutto ha mantenuto la sua forza e la sua energia, la sua capacità di offrire lavoro. Penso anche ad altre esperienze. È evidente che però a fianco alla difesa di quello che c'è e magari anche ad attrarre nuovi investimenti c'è la necessità di costruire uno sviluppo alternativo, e questo sviluppo alternativo passa per il turismo, passa per la nostra montagna e passa assolutamente per la ricostruzione.